Bentrovati a Radar, adesso ci lasciamo intercettare anche da quello che succede questo weekend, visto che siamo a giovedì e già si respira un po' l'aria, e lo facciamo con Luca Marengo di Le Cool. Buongiorno Luca, bentrovato. Buongiorno, salve. Allora, ben trovati anche voi. Ormai ci conosciamo, sappiamo che Le Cool è questo giornale online, questo settimanale, che ci dà dei buoni consigli su come trascorrere le nostre giornate a Roma. Quindi ogni giovedì esce la nuova versione. Che succede questa settimana, Luca? Ma questa settimana siamo un po' a Roma in transizione da, insomma, verso la fase estiva, quindi si iniziano a intravedere i festival all'orizzonte a giorni, insomma, per le prossime settimane. C'è comunque un bel po' di cose da fare, diciamo, dei vari concerti, soprattutto quelli iniziano ad aprirsi le location all'aperto, quindi molti locali molto frequentati come il Circo degli Illuminati apre il Giardino e anche altre location, quindi si prende una boccata d'aria, ecco, per così dire, in qualche modo. Si comincia a sentire voglia di serate estive. Esattamente. E ci sono delle... Iniziano le manifestazioni di Villada, Incontro al Mondo, e quindi sarà il concerto di apertura di Villada Incontro al Mondo, e che altro? Inizia il Fanta Festival, per chi fosse interessato, il lunedì. Bene, insomma, ci sono delle cose. Appuntamento per gli amanti del cinema horror, fantascientifico, altre cose. Arrivano anche vari grupponi, ecco, per così dire, a Roma, come gli Hercules and the Love Affair, che suoneranno mercoledì alla Bibliotechina. Insomma, ci sono cose, aspettando chiaramente le grandi novità estive che inizieranno dalla settimana prossima. Luca, allora rimandiamo intanto i nostri amici sul sito lecool.com per avere tutti gli aggiornamenti su quello che succede a Roma, non solo nel weekend ma anche durante tutta la settimana, e poi noi ci sentiamo giovedì prossimo. Perfetto, vi aspetto grazie, con piacere. Grazie, una buona giornata a Luca Marengo di Le Cool.